Intanto ci sono delle notizie che veramente straordinarie. A Milano la Guardia di Finanza è entrata negli uffici di Standard & Poor's per verifiche, sì. Questo è fantastico. Dal prossimo mese saremo A+. Questo è fantastico. Questo è fantastico e mi fa di molto piacere anche leggere. Assolutamente sì. Se andassero pure da Italia sarebbe pure meglio. Anche. Questa strana nomenclatura della AA, cioè della lettere ripetute, sì. È un'eredità dello sport americano, che nel baseball americano ci sono delle squadre che sono appunto caratterizzate da queste sigle, ecco. Io credo che venga da lì questa abitudine, perché non capisco perché adoperiamo tutti i numeri, certo, A1, A2, certo, A3, A4 e così, certo, e così via. Negli elettrodomestici, sì, la doppia A sembra una sigla. Sono come le forchette, i cappelli da cuoco per i ristoranti. Bravo. Una cosa così, va bene. Nel mentre alla Roma accadono cose che confortano l'intero progetto della stessa. Vedi quel 6-1 rifilato ieri dalla splendida primavera di Alberto De Rossi al Milan, corrobora, no, il progetto della società, perché è da lì che poi si svilupperà il futuro della stessa. Dalla braccetto. Ecco, appunto, no? Quindi mi sembra che tutto abbia preso il verso giusto. Ci sono le dichiarazioni di Baldini, che dice: nel momento di massima debolezza di Luis Enrique noi proponemmo il rinnovo contrattuale allo stesso. Quindi voglio dire, non si prescinde mai da quello che è un intento che la Roma sta perseguendo in maniera pressoché ideale, no Rino? No, il settore giovanile dovrebbe essere il serbatoio importante di ogni squadra, però nel mondo in cui si trova, nella situazione in cui si trova il calcio odierno, in cui il 60% o 70% dei giocatori di Serie A sono stranieri e quindi non possono essere il prodotto del settore giovanile, sì. È un discorso un po' più difficile. In linea teorica è chiaro che la squadra dovrebbe cercare di avere un'ossatura costruita in casa, ecco, se possibile, però diventa sempre più difficile, ecco. Adesso nei settori giovanili ci vengono pure gli stranieri, eh? Sì. Ah, sì, è vero. Si prendono giovanissimi stranieri. Si prendono nella culla. No? Esatto. Sì. Anche se poi il fatto che questo modello non sia vincente è stato smentito ed è smentito continuamente. Ultima volta ieri sera dal Barcellona, se pensate che Guardiola ha lanciato 28 giocatori della cantera, 28 giocatori, il Barcellona continua. Oh, fra l'altro, penso che adesso sì, perché il Magliaro continua a inanellare una via dietro l'altra, bastonate da parte di Guardiola, il quale parla sempre sul campo. Ha detto, dice: no, ma c'è il campo, noi parliamo là. E giù via randellate una via l'altra tutte le volte. Guarda che come i giocatori subiscono quel tipo di gestione di Mourinho, cioè guardali in campo. Sì. Un po' come erano quelli dell'Inter, certo, a rotta di collo, insomma, no? Perché questa è un tipo proprio di gestione, quella che fa Mourinho, che ti sfonda proprio, insomma, anche dal punto di vista psicologico. Certo. Dunque, io faccio fatica a parlare di Roma Cesena, ma lo faremo anche dettagliatamente domani mattina nell'immediata vigilia della stessa. Perché? Perché insomma Roma Cesena ha poco da offrire come spunti, anche tecnici, no? Nel senso che sempre forse non gioca. Il problema, senza mancare di rispetto a nessuno. Sì. Il problema è di chiedersi perché il Cesena gioca in Serie A. Eccolo. È chiaro che è un discorso che io non farei neanche di Forlì. Capito. Ma io perché dico che Lecce, Cesena e Novara sono in B dall'anno scorso, e Novara forse anche da due anni prima di risalire. Il prossimo anno anche. Il prossimo anno. Scusa che Cesena però no ma per due motivi, ma c'è uno extra calcistico, che è il processo sportivo sull'Atalanta, sì. E chiaramente per loro, e poi loro non sono distantissimi, no, questo del processo sportivo ci può stare, questo ci può stare perché qualcosa accadrà, invece loro sono a 3 punti e comunque hanno un campione, perché piaccia o non piaccia Muto è un campione, sì, adesso insomma ha fatto un frullo del passero quello di Cesena. Devo dire una cosa che è un punto su cui Rino batte anche spesso, che lo stadio attaccato al campo, a cui hanno levato le barriere, e il sintetico, che dopo quello che abbiamo visto a Catania, dopo quello che vediamo su tanti campi che sono ai limiti dell'impraticabilità, sono squadre per cui faccio il tifo, queste che hanno stadi belli senza barriere, pubblico a 5 metri dal campo, che non c'è solo la Juve.
No, invece volevo chiedervi questo: a vostro avviso si sta rivalutando la Coppa Italia, fatto salvo Chievo-Siena? La Coppa Italia da un po' di tempo ha ripreso un cammino virtuoso, no? Nel senso che poi in semifinale ed in finale ci arrivano sempre le squadre più titolate. Questo può sai, si parte da lì, cioè nel senso che le grandi partono dalle semifinali, perché cioè ottavi, quarti. C'è stato un momento in cui la Coppa Italia era un malato terminale. Apposta. Difficile da recuperare, di restituire ad una vita normale. Qualche volta, in qualche circostanza fortunata, la Coppa Italia può anche offrirti una partita di un certo interesse, però succede raramente, ecco. E allora c'è da chiedersi se è una combinazione fortunata del calendario a offrirci una partita di Coppa Italia di un qualche interesse o altro, perché io ho coniato questo termine, che la Coppa Italia serve solo a far giocare il portiere di riserva. Però Flavio ha detto una cosa intelligente, sebbene me l'abbia posta male con quel ghigno che te parto con destro anche in onore del maestro Rino Tommasi, ecco, se non fosse stato per il ghigno che l'ha accompagnata, l'osservazione è corretta, perché lui dice: ma scusa, come poteva essere altrimenti se le fanno partire le grandi, partono dagli affrancate ottavi, da qualunque rischio, dagli ottavi, ecco, dagli ottavi, ci sta, andare... no? Con gare secche, cioè con due partite sei in semifinale. Apposta, no? Ieri è stato... ma infatti, tu immagina se le squadre italiane, le big, tanto fa il campionato più breve, e poi le big le fai partire da settembre. Per esempio, in Germania c'è una formula che è molto carina, dove partecipano alla Coppa Italia tutte le squadre, dalla Serie B alla Serie A, dove puoi vedere cose più inutili. È quello infatti il modello dell'FA Cup, che rimane ancora la competizione più affascinante di tutte. Perché? Perché il calcio dei grandi va nei piccoli paesi e quindi porta comunque anche, sposta denaro, perché sì, ovviamente però non è giusto tutto questo. Anni fa si faceva, cioè le grandi iniziavano prima. La Roma fu proprio a Cesena eliminata in una partita di Coppa Italia, perché si faceva partita secca, non c'era andata e ritorno, non finivi più. Carlo, quello era a casa della squadra chiaramente inferiore, certo. Però bello. Che è successo? Succedeva che le grandi molte volte perdevano, perché a inizio stagione le piccole insomma avevano un tipo di preparazione diversa rispetto a quelle delle grandi, e quindi andavano lì e perdevano. Quelli che si sono ribellati sono stati presidenti delle società, per cui se alla fine si ribellano loro è finita, cioè sono loro che non lo vogliono una cosa di questo. A me è capitato di vedere la partita San Benedettese-Juventus a San Benedetto del Tronto, ed è stata una festa che a San Benedetto si ricordano ancora. Per contro, sempre nel quadro di Coppa Italia, ho visto una volta, non so se era Milan San Benedettese piuttosto che Inter San Benedettese a Milano, è una partita che nessuno si ricorda. Peraltro anche nella Juve nell'84, cioè la Juventus a San Benedetto è stata un evento, ma la San Benedettese a Milano è per quello che infatti si faceva sempre a casa delle squadre, certo, squadre minori, però magari c'è da rischio che perdevano e quindi venivano eliminate, e chi si è ribellato è stato proprio loro. È vero. Ma il bello è quello. Peraltro, per chiudere, in Inghilterra c'è anche il sorteggio di chi gioca in casa, quindi che sia la più forte o la più debole non conta, e il giorno del sorteggio è atteso da tutte le tifoserie di tutta l'Inghilterra, anche quello come un evento, tutti attaccati al televisore per... Ma vedi, perché Coppa il sorteggio Italia determina anche economicamente situazione, esatto, che esatto, può essere buona o può essere anche pessima. Ma poi soprattutto non c'è l'evento, nel senso, se tu fai, adesso erano i quarti di finale, tu fai un quarto di finale a inizio dicembre, l'altro a metà dicembre, gli altri due a fine gennaio, cioè è chiaro che è una competizione che... Per quanto riguarda poi la vicenda del calcio scommesse, c'è l'amara vicenda di Hector Cooper, perché quattro partite mi pare che abbia proprio loro, proprio quattro per un ammontare di 200.000 euro. Ecco, le sue scuse sono state definite penose dagli organi inquirenti. Si parla di partite spagnole e argentine, e naturalmente all'ex dell'Inter è stato contestato il riciclaggio. Poi dice: soldi di mia suocera, questa sì che fa ridere, dice: soldi di mia suocera per ristrutturare casa, dice il buon vecchio Hector. Nelle mutande, pare. Sì, bravo, nelle mutande. No. Beh, questa è proprio oltre il minestraro, questa è proprio, mamma mia, una cosa brutta proprio. E poi sembra una persona così, quando lo vedevamo. Seria. Magari non fenomeno, però, anche bello sfigato. Però serio. Senti, Rino, ritornando ai minestrari, ma perché Riglia è definito
definito così ed è inviso a circa la metà della tifoseria laziale, la quale è convinta che senza Reja, ma con un allenatore più spregiudicato, questa Lazio, tecnicamente parlando, potrebbe fare molto di più. Che ne pensi? Molto di più. Questa Lazio, intanto, salvo un recupero della Roma che ha una partita in meno, sì, in questo momento la classifica dice che la Lazio ha 6 punti più della Roma. Concediamo pure alla Roma la possibilità di vincere il recupero di Catania, che peraltro, per quello che si è visto nella prima edizione della partita, non è tanto sicuro. Questi 6 punti possono diventare 3, ma ci rimane sempre un vantaggio della Lazio nei confronti della Roma. Però, guarda, se parti da questo presupposto, allora ti dico che se tu mi ascrivi 3 punti a Catania, domenica siamo a pari punti, anzi lunedì mattina, perché io non penso che la Lazio possa non soccombere a Milano contro l'Inter. No, è possibile, però in questo momento, ripeto, ci sono 6 punti riducibili a 3, ma sempre 3 punti ci sono, insomma. Ma nell'ordine dei valori è stata quest'anno una benevolenza da parte dell'ambiente romanista, sì, dei tifosi nei confronti della squadra e della società, vero, addirittura sorprendente, che potrebbe anche far pensare ad un salto di qualità. È possibile che sia già avvenuto, sai, Dino? No, perché è veramente così, perché in altri tempi questo avvio di campionato della Roma non sarebbe stato accolto con la stessa serenità, ecco. Certo. Voi che ne pensate, Patrick e Carlo? Ma su Reja? Sì, su Reja. Secondo me lui è un buon tecnico, è persona, penso, seria, insomma, vedendola. Però no, una persona per bene, Reja è una persona per bene. Ecco, però non è uno che stuzzica la fantasia, è uno che è il classico allenatore un po' alla Ranieri, che te leva la punta e ti mette il difensore, che nella partita importante, penso al derby dell'anno scorso, il primo, ha giocato per lo 0-0, che ti mette due difensori in più, è uno che non vada molto al sodo, quindi è questo che non piace. Poi, per carità, i tifosi della Lazio, io mi auguro che vengano ascoltati da Lotito, perché loro vorrebbero Mihajlovic o Simeone, che, insomma, penso rispetto a Reja sono qualche gradino sotto. Però se io dovessi puntare su una squadra, non punterei mai su Reja, né su Ranieri, né su questi, perché sono messo da allenatori che possono arrivare massimo al secondo posto con una squadra limitata. Sai cosa c'è? Che Reja è l'espressione della normalità, sì, e la normalità non accende la fantasia né in un senso né nell'altro. Vedi il motivo per cui la tifoseria della Roma ha sposato la non normalità, ne è rimasta affascinata e quindi ha superato la fase critica anche della squadra. Sì. Può darsi che sia questo. Reja anche a Napoli non è che abbia fatto poi... Non è che a Napoli anche hanno un grandissimo ricordo. Direi proprio perché mi dà dà l'impressione di essere comunque un allenatore da ambizioni limitate. Questo è vero, anche perché, insomma, un personaggio non può cambiare, ecco, certo. Se uno è fatto in un modo non può diventare diverso. Il secondo non muore quadrato. È così. Va bene, allora tutto quello che abbiamo discusso evidentemente sarà continuato a partire dalle 16.30 a tutto campo sui 99.8 di Radio Yes con Patrick von Bruck in conduzione e tutto questo ben di Dio che avete appena sentito unitamente agli altri ospiti che caratterizzano la nostra trasmissione fino alle 19.30 del pomeriggio. Rino, un abbraccio grande, ciao, e ciao, grazie. Ciao, grande maestro. Arrivederci. Un abbraccio a Patrick von Bruck. Ciao Marcello, ciao Flavio, ciao a tutti. E a Carlo, ciao, un abbraccione grande oggi pomeriggio. Ciao Marcellino, ciao Flavio. Ciao. Radio Yes, la radio della città di Roma.